La questione Embraco è ancora una questione aperta. Ho appena ricevuto i lavoratori qui in regione, non soltanto per dimostrare che la regione c'è e non lascia solo nessun lavoratore che perde il proprio posto, ma perché è ora di finirla con le prese in giro per questa regione, per questo Piemonte, da parte di imprenditori che vengono da lontano, che prendono i contributi pubblici, che danno il miraggio di creare lavoro, ma poi prendono in giro le persone. Allora anche su questo il governo però non deve lasciare solo la nostra regione. Sono saltate le tredicesime gli stipendi di dicembre. La cassa integrazione per questi lavoratori finirà a giugno. Il Ministero deve ancora dire con chiarezza se il soggetto individuato è un soggetto che ha un piano industriale serio oppure no. Tutto questo non è più accettabile. Con la pelle delle persone non si gioca e non si scherza. La regione c'è. Ci troviamo tutti d'accordo sul fatto che non c'è più tempo da perdere e che il Ministero deve agire in modo incisivo. Per agire in modo incisivo c'è solo una cosa da fare: convocare quanto prima un tavolo a Roma in cui, come richiediamo ormai dal mese di dicembre, sia presente Invitalia con già un programma di quello che può essere il destino della ex Embraco e allo stesso tavolo deve essere invitata la Whirlpool o una sua rappresentanza. Questo perché dobbiamo definire, deve essere chiaro a tutti quale può essere la strada per la tutela dei lavoratori dell'ex Embraco e delle loro famiglie che nel mese di dicembre né hanno preso lo stipendio né tantomeno hanno preso la tredicesima e per tutti quei lavoratori che con la fine di giugno vedranno terminare i fondi degli ammortizzatori sociali. Positivo l'incontro di oggi in quanto insieme alla Regione stiamo strutturando un piano consistente per cercare di risolvere la questione ex Embraco, un'avvertenza che è diventata complicata ancora di più dal mancato pagamento degli stipendi di dicembre delle tredicesime. Solo facendo forza insieme, insieme alle istituzioni, insieme alle organizzazioni sindacali, si può risolvere un'avvertenza che oramai si può definire drammatica. Qua ci sono coinvolti ancora 407 lavoratori, che vuol dire 407 famiglie che oggi sono senza stipendi e che vanno salvaguardate, altrimenti alla fine del percorso, cioè a giugno, quando finiranno gli ammortizzatori sociali, si avrà un disastro non solo economico, ma anche di 407 famiglie. Il numero va ricordato perché dietro ai lavoratori ci sono sempre le famiglie.